Siamo con il mister Arvia. Allora, poca voce perché davvero tante emozioni. Avete ribaltato questa partita, eravate passati in svantaggio con Love. Due gol, uno proprio nei secondi finali. È una bella soddisfazione, una grande soddisfazione per la capolista, sempre più prima della classe. Sì, affrontavamo una delle squadre accreditate per fare il salto di categoria e siamo riusciti, credo, ad affrontare bene questa partita. Non abbiamo concesso nulla al Corigliano se non l'occasione del gol e forse qualcos'altro. Abbiamo avuto diverse noi occasioni di segnare. Abbiamo preso il gol, ci potevano sicuramente psicologicamente buttare giù. Siamo riusciti a reagire, abbiamo avuto l'occasione del rigore. E lì sinceramente un po' ho temuto, dico, prendiamo gol giocando bene, subiamo un rigore, o meglio, sbagliamo un rigore. E lì ho temuto, però ho visto i ragazzi con la carica giusta e quindi abbiamo avuto una reazione, credo, meritata anche nel risultato perché abbiamo giocato con il cuore, abbiamo giocato con grinta e quindi credo che l'abbiamo anche meritato sul campo. Abbiamo visto la sua squadra forte mentalmente, oltre che tecnicamente. Ci sono uomini di qualità che hanno militato in categorie ben diverse, però è stata anche proprio la voglia della squadra di crederci fino alla fine, secondo me anche sospinti da un grandissimo pubblico. Sì, noi all'inizio della partita io ho detto ai ragazzi, ho detto noi ci dobbiamo mettere tutto ciò che abbiamo perché ci giochiamo il primo posto. Se il Corigliano sarà più forte di noi, tanto di cappello, vuol dire che lotteremo per i playoff. I ragazzi sono entrati carichi, c'era un pubblico oggi che credo che non si veda anche in categorie superiori, questo ha dato la carica anche soprattutto sul finale, fare due gol sotto la curva con queste, credo c'erano 250-300 persone solo sotto la curva, quindi ci hanno spinto verso la vittoria. È sicuramente un risultato che premia anche loro, i loro sforzi, lo sforzo della società, lo sforzo di tutti noi e soprattutto dei ragazzi che hanno lottato fino al 97esimo quando l'arbitro finalmente ci ha concesso di rientrare negli spogliatoi, credo. È stato proprio un film questa partita perché non è mancato nulla, emozioni, capovolgimenti di fronte, rigore sbagliato, espulsione, lì magari stavate subendo alla fine del secondo tempo qualche contropiede, però avete avuto anche delle occasioni sullo 0-0, insomma i punti avreste meritato lo stesso di vincere. Noi sapevamo che pareggiando col Corigliano molto probabilmente il primo posto ce lo giocavamo, perché il Corigliano ovviamente non perde un punto, d'altronde ha avuto una serie positiva come l'abbiamo avuta noi, ha vinto 14 partite su 18, quindi sapevamo benissimo chi affrontavamo. È vero, abbiamo giocato pure in 10, quindi anche questo è stato molto, ma molto, è stato un problema soprattutto nel finale perché noi ci siamo un po' spinti per cercare la vittoria e loro in contropiede stavano rischiando di farci gol. In 10 volevo anche forse, dico, magari facciamo bene anche a preservare il pareggio, però poi ragionando dico dobbiamo cercare di vincere perché siamo sotto la curva, non ci possiamo permettere di non vincere questa partita, almeno ci dobbiamo provare e ci ha dato ragione, quindi ci ha premiato tutto il nostro sforzo e credo anche alla fine un po' di, come dire, eccessiva fiducia da parte mia. Quindi bene così. Spregiudicato e conquista tre punti a casa. Parliamo adesso del campionato in generale. Noi stiamo cercando di dare il massimo della visibilità, ma è anche importante quello che facciamo secondo me perché tutto questo interesse in un campionato di terza categoria, ottime squadre, il nostro impegno, il vostro impegno, ne esce qualcosa di bello. Sì, esce qualcosa di straordinario. Noi siamo partiti per vincere il campionato, ma non pensavamo di trovare una qualità come questa. Ci sono 7-8 squadre, a partire oltre a noi il Corigliano, c'è il Villapiana, c'è l'Alto Monte, c'è il Saracena, a scendere c'è anche il Fedula, tutte squadre che ovviamente non pensavamo di trovare. È stato un campionato ed è un campionato finora bellissimo, lottato. E noi dobbiamo ringraziare anche Telecassano perché la seguiamo in tutti i momenti, lo spazio che ci dà perché effettivamente dà importanza sia al campionato ma dà importanza anche a noi e ai nostri risultati. Poi è andata bene perché stava per mettere a piovere qualche goccia e poi ci siamo almeno salvati dal punto di vista climatico. Grazie, in bocca al lupo per il proseguo della stagione, complimenti ed è stata davvero una bella partita qui ad Albidone.